Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche, Ariana e Shirin Jerry si sposano. Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che la colpa del finto attentato subito da Robert ricadrà su Ariane. Grazie al subdolo piano ideato da Christoph Kahlenberg, quindi, verrà arrestata per l'attentato al partner. Così quest'ultimo inizierà a temere seriamente che la Dark Lady abbia realmente tentato di togliergli la vita. Ariane scoprirà che Robert non si fida più di lei come prima, quindi deciderà di trasferirsi altrove. Jerry chiederà a Shirin di sposarlo e l'inserviente accetterà di buon grado, così Eric ricoprirà le vesti di vice padre di Richter per chiedere la mano della domestica al signor Ceylan. Portata a compimento anche tale tradizione della famiglia Richter, Shirin e Jerry potranno convolare felicemente a nozze. Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe raccontano che Robert sarà vittima di un finto attentato, durante il quale però resterà ferito da un colpo d'arma da fuoco sferrato involontariamente dal sicario assoldato da Christoph. Il giovane albergatore verrà trovato prima di coscienza da Cornelie, poco dopo trasportato d'urgenza in clinica. Scongiurato il peggio grazie alla ferita lieve riscontrata, Robert inizierà a temere che dietro l'attentato ci sia Ariane. Ad avvalorare tale tesi del figlio di Werner ci penserà indirettamente la polizia, la quale arresterà Kahlenberg per aver provato a uccidere Robert. In realtà dietro al finto attentato c'è Christoph, con quest'ultimo che riuscire a fare in modo di architettare il tutto facendo ricadere la colpa proprio su Ariane, in modo che sia lui che Werner possano finalmente sbarazzarsi dell'ingombrante presenza della Dark Lady. Kahlenberg, al contempo, non ci metterà molto a comprendere che Robert non si fida più di lei come un tempo, quindi deciderà di lasciare l'appartamento condiviso con l'albergatore e trasferirsi altrove. Dopo aver riacquistato la vista grazie a un trapianto di cornea artificiale, Jerry chiederà a Shirin di sposarlo. Ceylan accetterà di buon grado la proposta del fratello di Max, ma prima di partire con i preparativi delle nozze Jerry vorrà portare a compimento un'antica tradizione della famiglia Richter. Secondo tale tradizione, il padre di Jerry dovrebbe chiedere al padre di Shirin il permesso per celebrare il matrimonio. Ma siccome il papà del futuro sposo è morto, a prendere le sue veci ci penserà Eric. Il Dark Man, su richiesta esplicita di Jerry, vestirà i panni di vice padre e otterrà l'agognato permesso per le nozze dal signor Ceylan. Shirin e Jerry, in ultimo, si sposeranno circondate dall'affetto delle persone care. Betono, underground, no, șapte-am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul-i moda, oh, nu, așa e. Și zici că stom for, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.